orchestra jazz combo degli allievi della scuola secondaria di primo grado Monterisi Don Milani a Ruggi di Salerno ha accompagnato la giornata mondiale del prematuro. Il reparto di neonatologia e teen del Ruggi, diretto dalla dottoressa Graziella Corbo, ha voluto organizzare una coinvolgente giornata di festa anche per ricordare le ultime novità che interessano il comparto. Anche i neonati prematuri che nascono nella provincia di Salerno godono di un servizio a partire dal 16 marzo di trasporto di emergenza neonatale. Un'equipe composta da un neonatologo, da una infermiera, da un autista con altissima specialità vanno a prendere già ormai da 8 mesi questi bambini che hanno bisogno di cure intensive in tutti i punti nascita della nostra provincia. Questo servizio è pienamente attivo e sta dando grandissimi risultati. Ma quanto è importante la squadra? La squadra è molto importante. L'attivazione di questo servizio ha determinato anche una rimodulazione delle attività del nostro reparto, perché le abilità e le competenze che una squadra che si muove in un trasporto neonatale che porta un reparto ambulante deve avere un altissimo grado di competenza, di specializzazione, di esperienza nelle cure intensive neonatali. Un bambino su 10 nel mondo nasce in una condizione di prematurità, ha ricordato la dottoressa Corbo. In Italia ogni anno sono 30.000 i neonati prematuri, con i rischi elevati per il loro adattamento alla vita extrauterina e quindi per la loro sopravvivenza. Prezioso, ricorda anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il lavoro svolto dal reparto di neonatologia e teen dell'ospedale di Salerno. Quando arriva una nuova vita è sempre una festa, forse ancora di più in questo caso. Assolutamente sì, abbiamo bisogno di nuove vite. Il reparto di neonatologia dell'ospedale di Salerno, diretto magistralmente dalla dottoressa Graziella Corbo, è assolutamente performante. È un luogo dove si salvano vite di neonati, di prematuri, e lo si fa con grande sforzo e grande intelligenza. Sono felice di questa iniziativa perché si celebra appunto la possibilità di sopravvivere anche in tante avversità.